Per iniziare il nostro programma, la prima relatrice, che poi troverete di nuovo in un secondo intervento, la professoressa Angeleri, ci offre la possibilità di comprendere un po' meglio quello che è lo scenario in cui viene a trovarsi Luigi Ornato, con un'introduzione appunto ai moti del 1821. Grazie Daniela, la ringrazio moltissimo per avermi invitata. Voglio salutare tutti i colleghi del liceo di Bra che sono qui presenti oggi insieme anche ad altri colleghi di altri licei e la nostra preside Francesca Scarfì che è qui presente, mi fa molto piacere. E poi saluto anche, qui abbiamo in sala un illustre storico del Risorgimento, Pierangelo Gentile dell'Università di Torino, la qual cosa mi mette anche molta soggezione, devo dire, iniziando a parlare dei moti del 1821. Allora, iniziamo quindi proprio con un'introduzione, ecco, generale. Per parlare dei moti del 20 e del 21 non possiamo far altro che risalire a qualche anno prima. E questo, chiedo scusa, ma dobbiamo proprio farlo, dobbiamo iniziare dal congresso di Vienna. E del resto, se oggi volessimo parlare dell'Afghanistan, dovremmo, gioco forza, almeno tornare indietro, e non basterebbe, all'11 settembre del 2001, di cui tra l'altro ricorre oggi il 20° anniversario. Quindi iniziamo con il congresso di Vienna. C'è una cartina che forse magari può anche essere, eccola qua, che si intitola significativamente, forse questa è l'altra, anno si è giusta, l'Europa dopo il congresso di Vienna. Perché? Che cosa succede nel 1814? Dopo la sconfitta di Napoleone, in tutti i paesi d'Europa prevaleva un po' il desiderio di chiudere la parentesi delle riforme illuministiche, chiudere la parentesi rivoluzionaria e ritornare alla situazione politica precedente a Napoleone. E proprio in questo clima che viene organizzato il cosiddetto Congresso di Vienna, soltanto che inizia a novembre del 14, quando Napoleone è prigioniero all'isola d'Elba, ma finisce poi a giugno del 15, quando Napoleone non è più prigioniero, ma è tornato a Parigi e è nuovamente imperatore dei francesi. È vero che dopo qualche giorno sarà sconfitto, perché dal congresso di Vienna il duca di Wellington partirà in tempo per andare a sconfiggere Napoleone a Waterloo. Però il congresso si svolge in un clima di tensione, ci sono tutti i più importanti capi e delegati degli stati più importanti d'Europa che discutono su quale assetto debba avere il continente dopo 20 anni di continue rivoluzioni, di continue guerre. Naturalmente i veri protagonisti del congresso di Vienna saranno le potenze vincitrici di Napoleone, e quindi Inghilterra, la Russia, la Prussia e l'Austria. Però non è esclusa la Francia, la sconfitta dalle trattative, e anzi il suo delegato più importante, Monsieur de Talleyrand, sarà proprio colui che riuscirà a proporre un criterio per risistemare l'Europa, uno dei criteri, il criterio di legittimità, e in questo modo riuscirà anche a far passare la Francia come una delle vittime di Napoleone. Il criterio di legittimità è un criterio secondo il quale tutti i sovrani deposti da Napoleone devono tornare al loro posto, così come devono essere azzerate tutte le modifiche che i confini degli stati hanno subito a causa del passaggio delle truppe rivoluzionarie o imperiali. Tutto deve essere riportato alla situazione precedente. Un altro criterio che viene imposto questa volta dall'Inghilterra, che è preoccupata che qualche stato possa avere l'egemonia sull'Europa, è il criterio dell'equilibrio. Secondo questo criterio bisogna rafforzare là dove c'è debolezza e indebolire là dove c'è forza. E insomma, gli stati intorno alla Francia vengono tutti un po' rafforzati, perché questo per evitare appunto l'eventuale rinnovato espansionismo della Francia. Questo criterio dell'equilibrio ci interessa particolarmente perché proprio il Regno di Sardegna venne rafforzato, vennero aggiunti alcuni territori della Savoia e venne aggiunta soprattutto la Repubblica di Genova, che prima era indipendente. Dalla qualcosa noi capiamo che tutte le volte che il principio di equilibrio è entrato in contrasto con il principio di legittimità, ha vinto il principio dell'equilibrio. Un altro caso clamoroso fu la Repubblica di Venezia, perché se si fosse riportata la situazione a prima di Napoleone, allora anche Venezia avrebbe dovuto tornare ad essere la Serenissima Repubblica indipendente. Invece venne accorpata all'Austria, ecco. E allora che tipo di restaurazione è stata questa? Si usa proprio la parola restaurazione per intendere questo periodo.
Restaurazione in realtà è un termine molto antico, perché nelle fonti cristiane ha un significato affine a quello di redenzione. Restaurator è detto il Cristo, quindi ha un significato vicino alla verità e alla giustizia. Nel 600 e nel 700 principe restauratore è un titolo elogiastico che si dà proprio a coloro che fanno ritornare l'autorità legittima sul trono. Se ne era parlato a proposito dell'erede, del re d'Inghilterra che era stato decapitato dalla rivoluzione inglese. E quindi parliamo di restaurazione come ritorno al passato, ma è possibile farlo? Perché, e questo è il punto che subito entra in crisi, una semplice rivolta, una semplice ribellione forse può essere sedata e la situazione di prima può essere oggetto di restaurazione. Ma qui siamo di fronte ad un'autentica rivoluzione, quella del 1789, quella di Napoleone soprattutto, che ha provocato uno sconvolgimento tale che un semplice ritorno al passato non è materialmente possibile. I cambiamenti che sono intervenuti nelle istituzioni, il nuovo ruolo che ha assunto la borghesia, l'uguaglianza formale tra i cittadini, il rinnovamento della burocrazia, la razionalizzazione di molte attività economiche, ecco, tutto questo rispondeva a delle aspirazioni che ormai questi strati della società che erano diventati protagonisti non volevano più perdere. E quindi vediamo un po' che cosa ha lasciato allora di buono, qual è stato uno dei punti positivi, se non forse l'unico, che il Congresso di Vienna ha lasciato. E dobbiamo dire che è innegabile che una certa stabilità ha saputo garantirla, cioè ha saputo garantire un sistema stabile perché era capace di comporre in modo ragionevole le esigenze di tutte le grandi potenze. Noi che abbiamo avuto l'esperienza di due guerre mondiali nel Novecento sappiamo benissimo che cosa vuol dire non essere in grado di garantire l'equilibrio tra le potenze, quindi guardiamo forse a questi statisti del 1814 con un certo rispetto. Se facciamo anche semplicemente l'esempio della Francia che facevamo prima, ci rendiamo conto che la Francia di Talleyrand è stata invitata alle trattative di pace nonostante fosse sconfitta, nonostante avesse causato le guerre, e le altre potenze si sono rese conto che era molto meglio fare della Francia un pilastro dell'equilibrio conservatore piuttosto che rischiare, umiliandola e schiacciandola, di creare il terreno propizio per dei nuovi esperimenti rivoluzionari. Ma la lezione di Talleyrand non sarà imparata bene da Clemenceau, il suo collega, 100 anni dopo circa, alla conferenza di pace di Parigi, il quale non userà la stessa cortesia o lungimiranza nei confronti della Germania sconfitta, con tutte le conseguenze che conosciamo. Però i punti positivi finiscono qui, perché è innegabile che l'ordine viennese impose un ordine violento, oppressivo e un rigido assolutismo su tutte le regioni europee. Addirittura si costituì una santa alleanza formata da Austria, Russia e Prussia sulla base di pretesi, principi cristiani, mistici, che era volta a reprimere ogni tipo di tentativo di cambiare in qualche modo l'ordine viennese, una specie di Interpol con delle funzioni aggressive e repressive. Un esempio interessante di un territorio repressivo è la Spagna, che oggi ci interessa particolarmente. Nella Spagna il re restaurato, Ferdinando VII dei Borbone di Spagna, subito fece una feroce repressione nei confronti delle correnti liberali e abrogò la Costituzione di Cadice del 1812. Che cos'era questa Costituzione? Era un po' un simbolo. Era una Costituzione che era stata promulgata dalle corti spagnole, cioè il Parlamento spagnolo, in opposizione all'occupazione napoleonica, in opposizione a Giuseppe Bonaparte. E questa Costituzione stabiliva ovviamente il principio della monarchia costituzionale, separava i poteri dello Stato, limitava il potere del re, introduceva il suffragio universale maschile e quindi era un abbozzo del concetto di sovranità che risiede nella nazione e venne appunto abrogata. Un altro esempio di restaurazione piuttosto ottusa fu quella che mise in atto Vittorio Emanuele I in Piemonte. Infatti già da subito abrogò in blocco tutta la legislazione napoleonica, la pubblica amministrazione venne epurata drasticamente, riportò in vigore le discriminazioni religiose contro ebrei e valdesi e il controllo della Chiesa sull'istruzione fu ripristinato. L'autore di cui mi occupo io oggi, Luigi Provana, lamentava poi anche il fatto che fosse stata chiusa l'università e che molti professori fossero stati rimossi
fossi dal loro posto, che fossero stati imposte delle nuove dogane, che fossero stati retrocessi molti ufficiali che semplicemente avevano prestato servizio durante il periodo napoleonico. Provana riteneva, dava di Vittorio Emanuele I questo giudizio: è un bravo uomo con poco cervello e circondato da un branco di bestie. Si raccontano anche aneddoti divertenti su Vittorio Emanuele I, il fatto per esempio che al congresso di Vienna se ne fosse uscito fuori con questa battuta: ah, durante l'epoca napoleonica io ho dormito per 20 anni per non assistere alle follie di Napoleone, e che quindi a questo punto lo zar di Russia gli avesse risposto in modo cattivo: e per fortuna di vostra maestà che non noi altri invece non abbiamo dormito, perché altrimenti Napoleone regnerebbe ancora sulle vostre terre. Si dice che volesse addirittura abbattere il ponte sul Po per il fatto che l'aveva fatto Napoleone, o che volesse riportare tutta la situazione delle cariche degli ufficiali e dei nobili al criterio del Palma Verde, il famoso almanacco tradizionale piemontese con tutte le cariche dei nobili. Fatto sta che a causa di questo tipo di restaurazione anche molti aristocratici che sarebbero stati propensi ad appoggiare Vittorio Emanuele cominciarono a organizzare un tentativo di proporre o imporre una costituzione anche in Piemonte, e quindi parliamo appunto dei Moti. A partire dall'inizio degli anni 20 l'Europa in generale venne sconvolta da tre successive ondate rivoluzionarie, la prima delle quali è proprio quella del 20 e del 21. Le organizzazioni clandestine chiaramente sono le protagoniste di queste ondate. Abbiamo tutti a scuola sentito parlare e studiato la massoneria, la carboneria, ma dobbiamo dire che in Piemonte era anche molto attivo il ruolo dei militari anche altrove. Perché il ruolo dei militari? Perché queste organizzazioni clandestine avevano una base piuttosto ristretta. C'erano pochissimi artigiani, pochissimi popolani, c'era qualche membro dell'aristocrazia liberale, c'erano però soprattutto degli intellettuali, gli studenti e i militari. Militari, in particolare gli ufficiali e i sottufficiali, che si erano formati proprio nel periodo napoleonico e che quindi costituivano tra l'altro i nuclei più preparati e più intraprendenti delle sette, e i soli che avrebbero potuto disporre di una forza armata in grado di mettere seriamente a rischio la stabilità dei troni. Inoltre, come dicevamo, in Piemonte avevano anche il dente avvelenato per essere stati retrocessi, e furono proprio i militari che fecero partire la prima ondata rivoluzionaria in Spagna, perché Ferdinando VII in quel momento era travagliato dalla ribellione delle colonie latinoamericane e proprio verso l'America Latina voleva inviare delle truppe che in quel momento erano di stanza Cadice. Questi reparti, il 1° gennaio del 1820, si ammutinarono, rifiutarono di partire, e ben presto la rivolta si estese anche ad altri reparti e poi a tutta la società spagnola, col risultato che Ferdinando VII dovette di nuovo concedere la Costituzione di Cadice. Ben presto la insurrezione si estese poi agli altri Borbone, quindi i Borbone di Napoli, e quindi a Nola, nel luglio del 1820, vicino a Napoli, scoppiò un'insurrezione che ben presto anche qui si estese in Sicilia, a Palermo, e quindi Ferdinando I delle due Sicilie dei Borbone di Napoli fu anch'egli costretto a concedere una costituzione simile a quella spagnola. Ce n'era abbastanza perché intervenissero le potenze della Santa Alleanza, le quali guardarono con preoccupazione questi fatti italiani e poi si riunirono una prima volta a Troppau nella Confederazione Germanica e una seconda volta a Lubiana nell'Impero d'Austria, decidendo appunto di intervenire. Intervenire, ma chi doveva intervenire? Si prese la briga di intervenire l'Austria, che aveva maggiori interessi nella nostra penisola, e a questo punto il nostro Vittorio Emanuele in Piemonte cominciò ad essere molto preoccupato, proprio perché scoppiò un moto insurrezionale anche in Piemonte a questo punto. E quindi facciamo un attimo il punto della situazione piemontese. Vittorio Emanuele I era un re piuttosto debole, perché non aveva eredi maschi, aveva solo figlie femmine. La successione sarebbe dovuta passare al fratello Carlo Felice, il quale altresì però non aveva figli. E allora la successione a questo punto doveva passare ad un ramo collaterale dei Carignano, nella figura di Carlo Alberto, che era molto giovane ma aveva già un erede, Vittorio Emanuele. Carlo Alberto, oltretutto, aveva delle tendenze liberali che quindi non erano condivise dalla sua famiglia, perché aveva degli amici che si chiamavano
Moffa di Lisio, che si chiamavano Luigi Provana, Luigi Ornato, Santorre di Santa Rosa, Roberto d'Azeglio, eccetera. Con questi amici si trovava spesso e condivideva con loro anche certi propositi. C'erano altre società ovviamente nella Torino del tempo, l'Accademia dei Concordi, ne parleremo, i Pastori della Dora si occupavano di altro, c'erano gli Adelfi, però ecco, l'Associazione degli Amici di Carlo Alberto forse fu quella che fece partire il moto. Un dato biografico: in quel momento, nel 1821, questi personaggi avevano tutti più o meno 30 anni, Cesare Balbo aveva 32 anni, Santa Rosa ne aveva 38, Lisio 30, Ornato 34, Provana 35 e Carlo Alberto 23. Quindi era il fratello minore che guardava anche con stima e ammirazione nei confronti di questi personaggi che gli insegnavano anche molte cose. E poi, come ci ha insegnato la Rivoluzione francese, le rivoluzioni le fanno i trentenni. E quindi ecco, capirono tutti che stava maturando qualcosa di più grosso. E partì tutto dall'ambiente intellettuale, e cioè dall'università. Infatti, durante il carnevale del 1821, quattro studenti vennero arrestati dalla polizia perché si erano presentati ad una rappresentazione teatrale con un berretto rosso con il fiocco nero, i colori della carboneria. Subito 100 loro colleghi universitari si asserragliarono nell'università e la occuparono, e il governatore di Torino mandò la truppa per disperdere gli studenti con l'ordine di non sparare. Ma dopo un lancio di pietre degli studenti, ecco che la truppa carica con le baionette gli studenti, e gli ufficiali li caricano con le sciabole, tutti tranne Moffo di Lisio e Cesare Balbo. Carlo Alberto, invece di condannare gli studenti, fa inviare dei doni ai ragazzi feriti, e quindi si capisce che forse è possibile un abboccamento con lui, cosa che accade il 6 marzo, e da quel momento gli eventi precipitano. Precipitano perché il 12 di marzo alcuni ufficiali prendono la cittadella di Torino, Vittorio Emanuele, non sapendo che fare, abdica a favore del fratello Carlo Felice, che però non è presente a Torino ma è andato in visita al Ducato di Modena, e allora la reggenza passa a Carlo Alberto, il quale si comporta in modo ambiguo, perché il 13 di marzo concede la Costituzione, sempre dietro giuramento di fedeltà a Carlo Felice, dietro la sua approvazione, e Carlo Felice lo smentirà in modo plateale. E poi, per comportandosi appunto anche in modo ambiguo nei giorni successivi, e probabilmente il suo comportamento è stato anche uno dei motivi per cui il moto è poi fallito e le truppe austriache hanno presidiato il Piemonte. Mi fermo qui perché questi fatti saranno raccontati molto meglio dai miei colleghi, ma bisogna dire che la storia futura del Risorgimento italiano, progettualmente almeno, si fa proprio in questi giorni. E quindi, se è vero che Manzoni ha scritto marzo 1821 proprio durante queste giornate, per poi pubblicarla però nel 1848, a prima guerra d'indipendenza realmente iniziata, allora è vero che il Risorgimento si è fatto proprio in queste giornate. Grazie.